Ieri come sfondo la croce, segno di speranza. Oggi come sfondo una tomba, ed è esattamente la tomba in cui è sepolto il servo di Dio, Monsignor Francesco Maria Vassallo, che è il fondatore del movimento missionario Cenacolisti, che è il movimento che ci sta ospitando in questi giorni e che ringraziamo anche per questa ospitalità. Bene, dalla tomba è possibile trarre motivi di speranza? Certo. Per noi cristiani sì. E vi devo dire la verità, anche per chi è diversamente cristiano oppure per chi non è cristiano, la morte non sempre è la fine di tutto. Dico non sempre perché per molti è così. La morte per noi è il fine, lo scopo, è l'incontro con la speranza definitiva, è l'incontro con la speranza personificata che è Cristo, è l'incontro con la risurrezione. Eppure la morte, come diceva Tagore, è una grande maestra di vita. Per vivere bene devi imparare, educarti a morire un po' per volta ogni giorno. Papa Francesco, nella catechesi che ci sta guidando in questo nostro cammino di speranza, ci dice: questo mondo è il primo miracolo che Dio ha fatto e Dio ha messo nelle nostre mani la grazia di nuovi prodigi. Fede e speranza procedono insieme. Credi all'esistenza delle verità più alte e più belle. Credere alla morte come maestra di vita e come porta che ci introduce alla vita vera, almeno per noi credenti, è credere alla speranza, perché la morte è comunque una verità. La speranza è una verità e sono tutte e due verità belle per noi credenti, perché la morte, con il suo dolore, con il suo distacco, con il suo, come dire, mistero, mi introduce a una vita vera. E questa è una verità bella. Il mondo, questo mondo in cui io vivo, questo mondo che ha bisogno di speranza, ricordo che cosa i giovani hanno chiesto nell'ultimo sinodo, appunto, con i giovani alla Chiesa. Che cosa hanno chiesto a noi? Non cos'è la speranza, ma chi è la speranza. I giovani ci hanno chiesto chi è la speranza, ma di questo continuiamo a parlarne domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!